Bene, vogliamo avvicinarci a questo fiume, come dice il Salmo 42. Davide che ha assetato come una cerva che vuole dissetarsi. Vogliamo leggere questo Salmo? Leggiamo il verso 1 e 2. Dice, come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Leggiamo il verso 2. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Beh, se Davide, come uomo di Dio, re e uomo di uno spessore spirituale ed anche di conoscenza della vita, si esprime così, che ha sete di Dio. Noi abbiamo cantato, vi è un fiume puro, questo fiume è proprio davanti a noi. Possiamo dissetarci, ci avviciniamo col cuore e con passione. Invochiamo la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Sai, la passione si esprime nel fiato. Vogliamo ispirare con passione lo Spirito Santo nella nostra vita, che ci disseta. Questa espressione, come beve la cerva, e si abbassa e succhia l'acqua. Vogliamo noi succhiare con tutta la passione del nostro cuore, dicendo: Signore, noi siamo nella tua presenza e vogliamo bere di te. Vieni nella nostra vita, vieni su di noi, influenzaci, riempici, facci traboccare. Sì, Signore. Mentre siamo in tua presenza in questa assemblea, insieme diciamo con il salmo che abbiamo letto, l'anima mia è assetata di te, del Dio vivente, quel Dio che adoriamo in spirito e verità, che eleviamo il nostro spirito verso di te. E tu ti incroci con il nostro spirito ed abbeveri il nostro spirito mentre siamo in tua presenza. Bramiamo, desideriamo la presenza del Dio vivente. Sì, Signore. Signore, grazie, grazie, grazie che per mezzo dello Spirito Santo tu disseti i nostri cuori. E insieme ti vogliamo ringraziare mentre siamo davanti a te. Guida questo culto, guida le nostre menti, facci restare attratti dallo Spirito Santo, attiraci a te. E mentre restiamo insieme, vogliamo essere dissetati dalla tua divina presenza. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Amen. Bene, vogliamo metterci insieme e così cerchiamo il Signore con tutto il cuore. Cerchiamo una unzione speciale. Nel canto 719 dice: l'unzione scende su noi. Vogliamo predisporre i nostri cuori che l'unzione scenda come una rugiada scorre lungo le pareti del nostro essere. E ci unge con la sua divina presenza. Cantiamo il numero 719. L'unzione scende su noi e noi vogliamo proprio restare aperti allo Spirito Santo mentre unge la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere. Sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore. Cantiamolo insieme. Canta insieme con noi, così partecipiamo, ci nutriamo, esprimiamo a Dio in sincerità, eleviamo il nostro spirito per adorarlo, benedirlo mentre Lui
unge la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita. Cantiamolo insieme. Scende su noi portando gloria in sé, poi dolcemente fra noi guarigione e ristoro ci dà. L'unzione discende su noi glorificando Gesù, e tutti insieme guidiamo, Signore guidiamo da più. Cantiamo il numero 693 che dice: «Loderò l'Eterno in ogni tempo, non ci fermiamo di lodare Dio, anziché tenere una mente vagante che gira di qua e di là e si riempie di tutte le frattaglie che ci circondano. In ogni direzione c'è roba che non serve a nulla, tutta roba vuota, senza valore. Assorbiamo più che possiamo dal Signore e manteniamo uno spirito allegro lodando il Signore in ogni tempo. Ti lodo, Signore, ti benedico, ti innalzo, ti voglio ringraziare per le cose grandi che tu hai fatto, fai e farai, senza fermarci, perché abbiamo un grande Dio ed Egli è meraviglioso e a Lui vogliamo dare la lode, l'onore e la gloria. Cantiamolo insieme. E canta insieme con noi, ti raccomando, così non resti passivo, passiva, ma ti nutri, perché mentre esprimi le parole col cuore, il Signore comincia ad operare nella tua vita. Non restare
come chi guarda il piatto senza mangiare. Metti ad effetto le capacità che hai per cercare il Signore, per lodarlo in realtà. Loderò l'Eterno in ogni tempo, la lode sua sulle mie labbra avrò. Sempre. Cantiamolo insieme. Vogliamo continuare con il numero 742 che dice: mi rialzerai, con il desiderio che il Signore ci rimetta in pista per camminare con Lui. Cantiamolo insieme. Mi rialzerai, 742. Sento me, ho perso la
certezze più non ho. Non temerò, aspetterò il silenzio, perché io so che Gesù è vicino a me. Mi rialzerai se non avrò forse, mi rialzerai. Vogliamo continuare con il numero 809, il centurione, che era così umile che non voleva che Gesù fosse andato a casa sua perché poteva avere problemi con i religiosi del suo tempo, e ha detto: guarda, non venire perché non sono degno, e poi sicuramente succederà di tutto e di più, perché cercavano sempre di ostacolare quello che Gesù faceva. E ha detto: guarda, io anch'io sto sotto l'autorità e ho anche degli altri che stanno sotto di me. Tu sei in autorità, non venire a casa, perché so che lo puoi fare da qui. Tradotto in parole diverse: voglia il Signore darci quella fede che abbiamo bisogno, di dire: Signore, tu puoi fare tutto, perciò io mi aspetto una risposta, quella che tu già sai. Cantiamolo insieme, 809. Esiste in Israele una fede così, dissi allora al Signore.
Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sul certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro al mio cuore, non nel mondo nessuno al fuori di te. E mi sappia capire, che mi possa guarire, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Ti prego, Signore, entra dentro al mio cuore, non al mondo nessuno all'infuori di te. Che mi sappia capire, che mi possa guarire, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Vogliamo cantare il numero 716? Abba Padre, che vuol dire Padre, Padre, nel senso affettivo. Nell'Antico Testamento non potevano chiamare Dio Padre. Gesù, quando è venuto, ci ha detto che noi, ricevendo Lui nella nostra vita, saremo figli di Dio e possiamo cominciare a chiamarlo Padre. Perciò nel Nuovo Testamento troviamo che noi ci accostiamo a Dio come nostro Creatore, Salvatore e Padre Celeste. E facciamo parte di una nuova famiglia, di quelli nati di nuovo, che sono la Chiesa di Gesù Cristo, la famiglia di Gesù Cristo, che Gesù stesso ha detto, quando i suoi quattro fratelli e le sue due sorelle insieme con Maria lo volevano portare a casa e le persone gli dissero: c'è qui tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Lui disse: chi sono? Mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Così ci ha fatto comprendere che facciamo parte di una nuova famiglia quando ci diamo al Signore con tutto il cuore, facciamo parte della famiglia di Dio, con Dio nostro Padre, perché è Lui che ci genera e ci rigenera per mezzo del Suo Santo Spirito, ci alimenta. Cantiamolo insieme, 716. Lasciare tutte le ansie
vivere i poteri. Vogliamo rivolgere a Lui in preghiera, gli chiediamo di esserci di aiuto nei bisogni che abbiamo, in sincerità così. Avviciniamoci col cuore al Signore. Vuoi pregare insieme con me? Andiamo insieme al Signore. La Scrittura dice che se due si accordano, il Padre risponde. Certo, non fantasticare di chiedere cose, così come nell'era moderna si chiede di tutto e di più. Il Signore ha promesso che interviene nei nostri bisogni, quelli veri, che sono conformi al piano della Sua volontà per la nostra vita, non tutti i capricci che ci passano per la testa. Dobbiamo sapere queste cose. Chiediamo cose che siamo certi che Lui è d'accordo, la salvezza delle persone, la guarigione del cuore e dell'anima, la parte spirituale, prima di tutto, e poi le altre cose Egli ce li dà. Esprimiamoli davanti al Signore ed Egli non manca di rispondere ai nostri bisogni. Siamo arrivati fin qui, è stato fedele fino adesso. Vuoi che cambia? No. Egli è fedele, era, è e sarà. Dio si chiama il fedele, anche uno degli attributi e dei nomi che Lui ha. Perciò avviciniamoci a Lui col cuore. Prega insieme con me, così come ti trovi. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello e ti chiediamo di rispondere ai bisogni reali di ognuno che siamo nella Tua presenza. Signore, te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù Cristo.
Ti presentiamo quanti chiedono preghiere, quanti stanno attraversando dei momenti particolari. Signore, per amore del tuo nome, abbassa il tuo sguardo di misericordia su ognuno e vienici in aiuto. Te lo chiediamo tutti insieme. Signore, ti chiediamo ancora, fa sì che la tua parola ci parli, porti luce, corregga quelle cose che devono essere corrette nella nostra vita, perché tante cose noi li facciamo, ma non sappiamo neppure se sono buone, se sono mali. La tua parola ci dà luce, nel senso che ci fa comprendere ciò che è giusto e ciò che non è giusto. È l'unico metro che realmente ci dà la misura giusta, perché tu ci hai lasciato la tua parola per farci comprendere la verità e la giustizia. Ti ringraziamo. Parlaci, Signore, attraverso la tua parola e facci essere ubbidienti a cosa essa ci dice. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Il messaggio di questa sera è: semina, fanne parte a sette e anche a otto. Per ragioni di spazio abbiamo scritto sette e otto a numeri, però leggiamo il verso in Ecclesiaste, capitolo 11, verso 2, dice, leggiamolo insieme: fanne parte a sette e anche a otto, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Leggiamo insieme in Ecclesiaste 11:6. Dice: fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Cioè la parola del Signore ci dice di essere saggi, di non coltivare le illusioni o le speranze vane. Ci invita ad essere partecipi e coscienti del nostro dovere, ma svolgiamo con coscienza il nostro lavoro. Chi semina è una persona di fede. Non l'avevi mai sentito? Sai che quelli che seminano sono persone che hanno fede, ma veramente. Perché ciò che hanno in mano lo buttano e non lo possono più raccogliere. Esempio, se io vado a seminare un quintale di grano, solo la fede mi può sostenere, perché non posso più raccoglierlo. Ma perché l'ho fatto? Perché ho fede. Le persone che seminano sono persone di fede. Se tu non semini, non hai fede. A volte mi scoraggio con certe persone che di fede ne hanno tanto poca. A qualcheduno abbiamo mandato il calendario, ne abbiamo mandato due. Poi per telefono ho detto: sorella, quello che ti resta non lo mettere nel tiretto, regalalo a qualcuno. Ma che sorpresa triste.
E se mi senti sorella, mi dispiace veramente per il tuo stato d'animo. Sai cosa mi ha risposto? Ma qui non li vogliono nessuno. In un paese di 3, 4, 5 mila abitanti, dove ci restiamo per tanti anni, la sorella già sa che non lo vuole nessuno. Che fede! È triste, veramente. Lo dico con tristezza. Ma qui da noi, fratello, li rifiutano, nessuno lo vuole. Mi viene in mente una sorella che lavorava sul comune di Bologna. Cominciò a prenderne 100, finché arrivò a 400. E mi diceva, fratello, me li chiedono e vengono apposta per prenderseli. Io lavoro, non li vado a distribuire, però a quelli che glieli ho dati ritornano e ne vogliono qualcuno per i loro amici. Chi semina ha fede. Da qui ti puoi già misurare stasera. Stai seminando la parola del Signore o no? Se ti sembra che tutto va storto, che nessuno ti vuole sentire, sorella mia, dobbiamo pregare per te. Fratello, anche tu, anche per te dobbiamo pregare. Ma com'è possibile? Tutti quei miliardi di tonnellate di grano che viene raccolto in giro per il mondo per sostenere l'umanità, sai da chi è seminata? Da uomini di fede. Pensa che investimenti fanno, preparano il terreno, lavorano, pagano il trattore, pagano la semenza, pagano e poi la buttano. Ma sono uomini di fede, alleluia, alleluia, alleluia. Quando facevamo le scuole, gli ospedali con i Gedeoni, c'erano sempre 4, 5, 10 Nuovi Testamenti che li trovavamo per strada. Però, sorella mia, fratello mio, ne avevamo distribuiti 5, 600, 700, che poi 8, 10 li trovavamo, li raccoglievamo un'altra volta. Però noi siamo chiamati a seminare. E quelli che li pagano per farli distribuire. Pensa quanta fede hanno. Signore, aiutaci. Ma svolgiamo con coscienza il nostro lavoro. Chi semina ha fede, tutti i miliardi di tonnellate di grano che vengono raccolti per tutta l'umanità è il frutto di uomini di fede che seminano. Giovanni 9,4, Gesù. Noi dobbiamo guardare a Gesù, alleluia, colui che promuove la fede, colui che alimenta la fede, colui che crea la fede. Come si muove? Così dobbiamo camminare noi. Ma quale difficoltà abbiamo? Uno ti dice di no, 10 ti dicono sì, vai avanti senza fermarti. Oh, è duro, sai. E noi alla fine ci spegniamo. Signore, aiuta, prega e semina e vai tranquillo. Leggiamo cosa dice Gesù. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. Come dire, mentre sono ancora vivo mi devo dare da fare. La notte viene in cui nessuno può operare. Arriverà anche la persecuzione e non lo possiamo fare più. Noi dobbiamo pressare ogni giorno.
sì, i tempi cambiano, ma poi non è detto che noi domani ci saremo. Dobbiamo ogni giorno approfittare di ogni occasione, in tempo e fuori di tempo, dice Paolo a Timoteo. Non ti fermare, predica, parla, semina. Non c'è nessuno come Gesù. Oggi sarai con me in paradiso. Gesù era sulla croce, eppure seminò nel cuore di quel buon ladrone il seme della vita. Ci vediamo, non temere. Gloria al Signore, il perdono. Le ultime parole di Gesù, semina perdono. Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Non si ferma. Noi siamo cristiani. Dobbiamo imparare da Cristo e muoverci come Lui. Se vogliamo una fede viva, dobbiamo esercitarla. Io l'ho detto sempre, lo ripeterò, la fede è come i muscoli, più li eserciti e più si fortificano. Il Signore aiutaci senza perderci d'animo. Perdona loro che non sanno quello che fanno. Gesù è proprio il Dio che non si stanca di perdonare quando andiamo a Lui. In Isaia 55,7 era già stato dichiarato il cuore di Dio, e Gesù è Dio in altra forma venuto in terra come figlio dell'umanità ed esprime a pieno titolo che Lui non si stanca di perdonare. Il profeta ne aveva parlato, ma Lui lo metteva in azione fino all'ultimo respiro sulla croce. Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, e quel messaggio è anche per ognuno di noi, perché non era solo per quelli, ma tutti quelli che perseguitano il Signore e che non applicano nella propria vita i principi di Cristo, Gesù è pronto a perdonare quando andiamo a Lui. Leggiamo 55,7, dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Quando ci volgiamo a Lui, ci convertiamo al Signore, Egli ha pietà di noi, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. E quando è ora di mangiare, Gesù, mentre era in missione sulla terra, in una occasione, in Samaria, era ora di mangiare perché erano andati a comprare da mangiare. In Giovanni 4,31 dice: intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Dice lui: che è tempo di raccogliere. Ci sono i samaritani da essere raccolti, cioè da essere salvati. Nel verso 35 leggiamo: fratelli, vogliamo fare i cristiani? Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Fratelli, quando noi assorbiamo dagli insegnamenti di Cristo, San Paolo dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Quando invece non assorbiamo, abbiamo la nostra mente. Abbiamo la mente delle cose che ci circondano, e ogni piccolo ostacolo diventa un'occasione per non fare niente. Ma Gesù non è così.
Gesù vedeva un raccolto da raccogliere per il regno dei cieli. E nel verso 39 leggiamo insieme. Verso 39 dice: molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Questa donna è un evangelista di primo pelo. Non appena intuì, comprese che Gesù era il Messia, lasciò la secchia, si mise a correre per andare a evangelizzare. A quale scuola biblica era stata? In quale convento? Quale catechismo aveva fatto? Un incontro con Gesù la porta ad essere una seminatrice senza perdersi d'animo e senza perdere tempo. Gloria al Signore. Molti, per la testimonianza di una seminatrice che lasciò la secchia, ed altri ricevettero il seme della sua parola. Nel verso 41 dice che la parola che Gesù seminò, molti di più credettero a motivo della sua parola. Il seme è la parola di Dio, e perciò noi dobbiamo seminare. Ricordati, se tu non sei una seminatrice, tu non hai fede. È inutile che ti atteggi come una grande credente, perché se non c'è rinnovamento, lo Spirito Santo, quanto tu ti dedichi, ti energizza, perché ti deve dare parole nuove per parlare agli altri. E vedi come si energizza la tua fede, perché diventa come un qualcosa che sei uno strumento nelle mani di Dio, e lo Spirito Santo ti deve ispirare, e mentre ti ispira ti accorgi che aumenta la tua fede. Mi ricordo quando ero in un periodo di evangelizzazione nella città di Birmingham. Il mio inglese non era un granché poi, perché comunque ero italiano. Avevo fatto buone scuole, avevo anche dei buoni voti, però realmente predicare si accostavano 100-150 persone vicino, ero lì da solo e mi accorgevo di una cosa, che mi venivano fuori parole che non avevo mai studiato. Quando ritornavo a casa, prendevo il dizionario per comprendere se erano le parole giuste che avevo detto. La mia sorpresa era che proprio quelle parole che non avevo studiato erano le parole che io dicevo mentre evangelizzavo. Perché lo Spirito Santo ci energizza se tu non semini. Sorella, la tua fede si accascia, perché diventi apatica. Non ti prepari per dare qualcosa a qualcuno, non devi dare risposte a nessuno, non vai a cercare per sopperire alle domande che ti fanno i neofiti o i simpatizzanti, e perciò ti atrofizzi. Quelli che seminano hanno fede e si fortificano nella fede, perché diventa una necessità da dare risposte alle persone che hanno fame della parola. Ma adesso nessuno ha fame, non è vero, è stato sempre così. La parola del Signore dice che dissodarsi un campo nuovo, e funziona. È facile che tu stai parlando sempre alle stesse 3, 4, 5 persone che stanno come morti intorno a te. Allarga il raggio, dissotati un altro campo nuovo e porta la parola in un'altra famiglia, in un'altra casa, in un altro ambiente, perché ci sono degli affamati di Dio, non di religione,
di Dio, perché quando predichiamo la parola, senza avere quei sentimenti di settarismo che ci penalizzano, perché nel fiato si sente quando siamo settari. Cominciamo col dire che chi viene nella nostra chiesa è salvato e chi no è condannato. Eccoci qua, già abbiamo fatto il primo errore, perché a nessuna parte nella Bibbia dice che se andiamo in una setta, in una denominazione, in una data chiesa, siamo salvati. La Scrittura dice chi va a Cristo è salvato e noi dobbiamo andare a Cristo e portare le persone a Cristo. Ed è Lui che li salva, non li salviamo noi. Hai capito bene? Signore, aiutaci. Molti per la testimonianza di una seminatrice che lasciò la secchia ed altri ricevettero il seme dalla parola di Gesù. Verso 41, leggiamolo un'altra volta. Ma quanto è bella la parola del Signore, alleluia. Verso 41 dice, e molti di più credettero a motivo della sua parola. È la parola di Cristo che porta a conoscenza dei misteri di Dio. Leggiamo insieme in Ecclesiaste 11,6, non li lasciare tanto a lungo i versi perché voglio parlare con la sorella, col fratello. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai, fin dal primo giorno di fede, appena sei nato di nuovo. La samaritana fece proprio così. Chi semina ha fede fino alla vecchiaia, la mattina è quando cominciamo a credere. La sera è quando stiamo per partire. Leggiamo questo verso, molto bello. Leggiamolo un'altra volta. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Leggiamo il verso 1. Signore, aiutaci. Capitolo 11, verso 1 dice: getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Con la fede del contadino nel terreno irrigato e in quello di collina. Ci sono vari terreni. Lot pensava che poteva raccogliere solo dove era facile con l'acqua e scelse le pianure vicino a Sodoma e Gomorra. Abramo aveva la fede in Dio, le colline non ha importanza, ma Dio faceva trovare l'acqua dove scavava i pozzi e le mandrie di Abramo vivevano lo stesso. Noi dobbiamo avere fede in Dio. Non è che se è buon tempo, se è cattivo tempo, se tira il vento. Semina sempre, sempre, sempre. Con la fede del contadino nel terreno irrigato e in quello di collina. In Isaia, capitolo 32, verso 20, dice così. E come mai non c'è? Beati voi che seminate in riva tutte le acque e che lasciate andar libero il piede del bue e dell'asino. Pieni di fede, felici di usare tutti i mezzi. Beato dice qui. Beati voi.
Gesù parla di beatitudini e anche qui. La beatitudine è una gioia celeste e dice Isaia, beati voi che usate per seminare l'asino e il bue, i mezzi di allora per seminare di più, perché con la zappa se ne fa di meno, con gli attrezzi se ne fa di più. Noi che possiamo fare 500 metri quadrati con la zappa, ma con il bue o con l'asino ne facciamo 5.000? Tutti i mezzi per seminare. Beati voi. Pieni di fede, beati di usare tutti i mezzi che abbiamo. Allora avevano il bue e l'asino. Noi adesso abbiamo la TV, i social, la macchina per andare, il microfono per ampliare la voce. Il Signore ci parla nel cuore quando preghiamo e noi lo dobbiamo annunciare da tutte le parti. Quando stiamo in armonia col Signore, che preghiamo, il Signore ci parla, ci dà il messaggio e noi dobbiamo raggiungere più persone possibili, a tutti i mezzi, a tutti i costi, così ci sentiamo responsabili. Io dico ogni giorno, Signore, non farmi venir meno perché Tu mi hai dato un pulpito che raggiunge migliaia di persone. Signore, dammi un messaggio adatto per ogni persona che sta con gli orecchi ad ascoltare la parola, dammi un messaggio unto, prego per te durante il giorno, prego che lo Spirito Santo ti parli, si serva di te, che possa ungerti, perché quando il Signore ci chiama dobbiamo seminare, dobbiamo desiderare che la parola raggiunga più persone possibile. Perché è la parola di Gesù che converte, salva e opera nella mente e nella vita di ogni credente. Gesù ha detto che quello che ci dice quando preghiamo lo dobbiamo annunciare a tutto gas, da tutte le parti. Leggiamo insieme in Matteo 10:27. Quanto sei bello, Signore, ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo. Quello che io vi dico nelle tenebre, quando noi siamo soli, lo Spirito Santo ci parla, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi nell'orecchio, predicatelo sui tetti. Quello che lo Spirito Santo ci dice nella preghiera, seminiamolo ai quattro venti, senza fermarci. Perché più stiamo col Signore, più ci dà i messaggi e più noi ci esercitiamo a trasmetterli e più lo Spirito Santo ci dà altri messaggi. Più rientriamo in noi stessi, più stiamo zitti e più restiamo come una fossa comune. Tante chiese che non evangelizzano stanno diventando fosse comuni. È una critica? No, è una verità, perché senza l'evangelizzazione quei pochi che ci sono muore uno alla volta e chiudono la chiesa. Una fossa comune. Molti hanno un grande difetto. Raccolgono l'offerta, la mettono alla posta e vedono ogni settimana quanto hanno, ma non spendono niente per l'evangelizzazione. E poi avranno un bel conto sulla posta, ma la chiesa è chiusa, perché non hanno speso niente per evangelizzare. Signore, aiutaci. In Ecclesiaste 11:2,
ci dice, fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Dobbiamo essere generosi mentre abbiamo la possibilità di farlo. Quanta gente non lo può fare più? Quanta gente non l'ha fatto e non lo può fare più? Quante cose avevi pensato di farle? Non le hai fatte e non li puoi fare più. Hai perso l'occasione. Fai ancora in tempo a fare quello che puoi. Stasera il Signore ti sta parlando per dire che stai facendo. Non vedi che ti atrofizzi ogni giorno nella tua fede? Ricorda i primi giorni, ricorda dove hai abbandonato il primo amore, ricorda dove ti sei fermato, dove ti sei fermata di evangelizzare, che avevi sempre una freschezza addosso, eri così vigorosa, così vigoroso, che non ti fermava nessuno di testimoniare del Signore. Mi ricordo quando il Signore mi ha salvato, usavo lo spazio di un autobus che si fermava. Mentre si fermava e poi ripartiva, salivo sull'autobus, distribuivo gli opuscoli e facevo in tempo a scendere come se fossi stato un passeggero. Una freschezza che non finiva mai. Fino alle 3, alle 4 di notte lo Spirito Santo mi faceva parlare in lingue e benedicevo Dio. Ero io che dicevo, Signore, per piacere, fammi riposare un poco perché domani mattina alle 6 mi devo alzare, forse poi mi sento stanco, ma non sapevo che cos'era la stanchezza, perché lo Spirito Santo opera in un modo speciale. Ti mantieni una freschezza che solo chi lo ha gustato lo può capire. Dobbiamo essere generosi mentre abbiamo la possibilità. Leggiamo il verso 4. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Noi, con gentilezza, con passione e calma, come cristiani, possiamo ricevere anche qualche offesa. Ma seminiamo, esercitiamo la fede, seminiamo, perché il Signore opera. Leggiamo il verso 5. Questo ci dice la parola del Signore. Molti, ci sono le nuvole, fra poco viene a piovere, c'è il vento. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Lo Spirito Santo ci dice, come non sappiamo tante cose e come Dio fa, perché Dio è l'Iddio dell'impossibile. Noi quando seminiamo esercitiamo la fede nell'Iddio dell'impossibile, ed è Lui che porta a compimento l'opera sua. Quando noi li vogliamo fare noi, noi dobbiamo seminare. San Paolo dice, noi seminiamo, io, Apollo, Pietro, uno semina, l'altro annaffia, ma Dio fa crescere. È Dio che fa crescere, non siamo noi. Signore, aiutaci. Noi abbiamo a che fare con Dio, il Dio dell'impossibile. E perciò quando seminiamo, dobbiamo essere come un contadino, una donna di fede, un uomo di fede. Perché semina? Perché crede. Non parla molto, lo fa e basta. In Matteo 19, verso 26, ci dice qualcosa di importante. Gesù, fissando lo sguardo su di loro, sui discepoli, disse agli uomini, questo è impossibile, ma Dio ogni cosa è possibile. In quella circostanza
dava l'impressione che i ricchi non si potevano salvare. Fammi parlare con la sorella, toglieli subito. Dava l'impressione che i ricchi non si potevano salvare, ma non è vero, perché un poco più avanti Zaccheo fu salvato e la salvezza entrò nella casa, nella vita e nella casa di Zaccheo. Perché? Perché è Dio che compie l'opera. Lo Spirito Santo ci dice come non sappiamo tante cose e come Dio fa. Perciò Dio è l'Iddio dell'impossibile. Noi, con amore e passione, esercitiamo la fede. Che vuol dire esercitare la fede? Seminiamo. Non sono troppe parole, io sono credente, io credo. Seminiamo il Vangelo, seminiamo la parola. Facciamo professione di fede, ma molte volte siamo sterili. Parliamo di fede, ma non la esercitiamo. Quando seminiamo, noi esercitiamo la fede. Perché crediamo che Dio deve fare qualcosa. Se tu sapessi quanti non mi digeriscono anche sui social, perché continuiamo a mandare messaggi. È vero che qualche volta è così, ma tu non sai quanti sono contenti e continuano ad allargare il messaggio e le anime si convertono al Signore. Qualcuno si lamenterà un pochettino, e beh, però ce ne sono tanti che conoscono il Signore. Guardiamo quelli che conoscono il Signore e quelli che si lamentano ci sopporteranno, perché il nostro desiderio è con il vento o con le nuvole. Vogliamo seminare, perché se no la nostra fede si irrigidisce e si spegne. Signore, aiutaci. Seminiamo. Senza Gesù siamo nelle tenebre. E perciò quelli che ci circondano, che non conoscono Gesù, vivono nelle tenebre. In Giovanni 12,35 dice che, leggiamolo, Gesù dunque disse loro, la luce è ancora per un poco, per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Signore, aiutaci. Dice chi cammina nelle tenebre. La maggioranza delle persone che ci circondano camminano nelle tenebre e non sanno dove vanno. Ci sono di quelli che camminano nell'occultismo. Poverini, ma non lo sanno. Ci sono tante donne anziane che fanno dei riti, delle parole e ti passano la testa. Quelli non sanno neppure che cosa fanno. Hanno bisogno di qualcuno che gli dica: ma che stai facendo? Signore, aiutaci, aiutaci. Pratiche e riti demoniaci e satanici. Camminano nelle tenebre, dice il Signore. Se noi non li vogliamo bene, non gli diciamo niente. Ma se noi li vogliamo bene, gli diciamo, guarda che queste cose sono dannose per la tua vita spirituale. Ci vivevamo pure noi una volta dentro. Meno male che il Signore si è servito di qualcuno che ci ha parlato e ora noi dobbiamo parlarne agli altri perché possiamo essergli di aiuto, perché quelli in quei riti, in quelle tenebre ci vivono, ci sguazzano, non si rendono neppure conto. Questa notte, questa mattina, alle 5:25 mi sono svegliato, stavo facendo un sogno
chi era pauroso. Camminavo in un'area che era tutta inquinata. C'erano come scarichi di gabinetto da bagno che non si poteva passare. E allora io cercavo, ma c'era gente che viveva dentro lì. Io mi sono allontanato dall'altra parte per andare, e lì c'era il succo di quella roba di scarichi di fogne che scorreva e non si poteva passare. E c'era altra gente che ci viveva dentro. Io chiedevo, quasi preoccupato, perché stavano lì dentro. E dicevo, scusate, la strada per camminare bene? E loro mi guardavano e dicevano, no, ma non serve la strada, noi stiamo qui, facevano i loro affari. Era così disastrosa quella zona, così sporca, inquinata, c'erano sudiciume da tutte le... La gente ci stava dentro. Io volevo trovare una via, ma la via non la trovavo. Avevo un orientamento dove si poteva trovare, ma non ci potevo andare perché non si poteva passare. Alle 5:25 mi sono svegliato, era uno sogno quasi che mi faceva paura. Ho detto, Signore, ma che cos'è questo sogno? Uno spazio così largo, pieno di melma, chiedevo alle persone la via per venirne fuori, e loro mi dicevano, ma non c'è bisogno della via, noi stiamo qua così. Ho detto, Signore, ma che cos'è questo? Il Signore mi ha detto, vedi dal satellite come vedono la meteorologia e sanno che tempo deve fare? Io vedo la terra con gli occhi miei che è così. E c'è bisogno che qualcuno gli dica che c'è una via di uscita da quella posizione, perché quelli ci vivono così dentro e non si rendono manco conto, ci vuole qualcuno che gli dice che c'è una via, una strada che si può venire fuori. Ti ho fatto vedere, mi ha detto il Signore, come io vedo il mondo, che è inquinato al massimo livello. E non parlava di inquinamento materiale, ma di inquinamento morale, che non si poteva vivere. Un marciume, uno squame di... sembrava un residuo di roba che faceva senza guardare. Noi vogliamo bene le persone, gli dobbiamo parlare del Signore. Chi vive nell'occultismo non sa che quello non lo può fare, che non lo deve fare, che quella melma li porta a morte sicura. Non solo, l'idolatria per esempio, l'adorazione di immagini vietate da Dio con dogmi che si accettano per vero, ma non è vero, sono senza base, non hanno base, eppure, per esempio abbiamo dal IV, V secolo l'Assunta, un Papa ha deciso che nel IV, V secolo Maria era stata assunta con la veste, i panni, anima e corpo nel cielo. Ma che ridicolo! Un dogma che non si parla, nessuno l'ha vista. È diventata una tradizione popolare per il 15 di agosto in tutte le parti perché Maria è stata assunta. Ma quando è stato assunto Gesù, i discepoli l'hanno visto, è salito al cielo, ritornerà nella medesima maniera. Ma questo è Vangelo! Non che crediamo ai dogmi, alle favole. Signore, aiutaci. Chi deve portare questo messaggio? Noi, con la parola del Signore.
il ritorno del Signore che molti non lo sanno, sanno solo la fine del mondo che sta per venire, la salvezza, chi la deve portare, come essere salvati. È la predicazione del Vangelo che ci dà queste risposte. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Il Signore mi ha ordinato in questo ministero di parlare di quattro cose importanti, dell'occultismo alla luce della parola del Signore, non bisogna farlo. Dell'idolatria alla luce della parola del Signore, non bisogna farlo. La salvezza la dobbiamo annunciare, perché se noi non proclamiamo la salvezza in Cristo, come fa a salvarsi? Il ritorno del Signore sta per tornare. Chi lo deve annunciare? Signore, aiutaci. Il ministero di chiarire il pericolo dell'occultismo, dell'idolatria e dogmi, quando ascolti questo messaggio, ci sono delle persone che tu conosci, semina, tu li conosci, sono tuoi vicini, amici, semina prima che sia troppo tardi. Non possiamo più accettare un Vangelo di leggenda come il sangue di San Gennaro. Nel 212 una donna prese il sangue di San Gennaro prima di morire, poi morì, poi lo fecero santo, poi quelle bolle, in quelle ampolle, in quelle palle, diciamo così, ci aveva messo il sangue di San Gennaro, dopo lei lo prese e questa è la leggenda di San Gennaro. Ma che cos'è la leggenda? Una fiaba? Una favola? E adesso festeggiamo il San Gennaro con la leggenda del sangue e i napoletani. Questo Evangelo noi dobbiamo, quando tu ascolti la parola del Signore, il Signore ti parla e ti dà luce attraverso la sua parola. Tu che conosci le persone che vivono, che praticano l'occultismo, mandagli il messaggio della parola del Signore per dirgli: guarda che la parola del Signore dice che questo è sbagliato davanti a Dio. Tu che ascolti il messaggio della parola che dice che l'idolatria è un grave peccato agli occhi di Dio, prendi il messaggio, mandalo ai tuoi amici, impara a parlarne, spiegagli, perché noi dobbiamo voler bene alle persone per dirgli: guarda che io te lo dico perché ti voglio bene, perché questo è dannoso. Come quando un bambino si mangia la terra che sta seduto per terra e tu lo guardi così come se la mangia, ma non siamo responsabili noi? Signore, aiutaci. Nel verso 2 che abbiamo letto del capitolo 11 dice così: fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Il Vangelo, il numero 7 nel Vangelo è la perfezione, distribuiscilo a 7, cioè
Il Vangelo è il Vangelo della perfezione. 8. Tipologicamente è la risurrezione. È solo il Vangelo perfetto che parla della verità perfetta di Dio e dalla risurrezione dei morti. Tutto il resto è qualcosa di terribile. Chi deve portare il Vangelo? Quelli che sono salvati. Tu che sei salvata, tu che sei nata di nuovo, noi che siamo nati di nuovo, basta col professare la Chiesa, dobbiamo portare il Vangelo, parlargli del Signore, predicare, portare la parola di Dio. Il Vangelo perfetto, l'otto è la risurrezione, il Vangelo che annuncia la risurrezione a vita eterna. Se non lo facciamo adesso, come ci ha insegnato il Signore, quando lo facciamo? Perciò la parola del Signore ci aiuta a comprendere. Vogliamo leggere cosa dice l'Ecclesiaste? 11 dall'1 al 6, così guardiamo con attenzione quanto è bello poter portare il pane della parola di Dio. Getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 ed anche a 8 perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra e se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade la rimane. Non ci possiamo più muovere quando cadiamo, siamo finiti. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formano le ossa in seno alla donna incinta, così noi non conosciamo come la parola del Signore fa crescere la vita eterna nella nostra vita. Conosci l'opera di Dio che fa tutto. Perciò, fin dal mattino, da quando cominci i primi passi di fede, non appena sei nato di nuovo, semina la semenza e la sera, quando sei anziano, fino all'ultimo respiro, non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Gloria al Signore. E anche questa sera il Signore ci ha parlato. Ti voglio ricordare una cosa importante. Quella logica umana ci parla della parte spirituale. Gli uomini di fede sono quelli che seminano. Quelli che seminano hanno fede perché investono il meglio per vedere il frutto. Se tu hai fede, semina. Se dici di essere credente solamente e non semini, tu non hai fede, perché non credi che il Signore attraverso la tua testimonianza può salvare una persona. Come ha fatto colui o colei che ti ha annunciato il Vangelo? Se credeva che tu non ti convertivi, tu non eri convertita, tu non eri convertito. Impara da chi ti ha dato la parola, ha seminato la parola, ha creduto che Dio ti poteva salvare e Dio l'ha fatto. Ora tu devi dare la parola a un altro, perché come ha salvato te, non è che tu sei più bravo degli altri, più brava degli altri, così salva gli altri. Quelli intorno a te, quelli che vivono nel buio, quelli che non sanno, noi siamo chiamati a seminare la parola di Dio, la parola di verità, perché essa porta la salvezza a vita eterna.
il Vangelo perfetto che ci porta a vita eterna, l'Evangelo di Cristo. Vogliamo ringraziare il Signore e misuriamoci con ciò che dice Dio. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo che anche questa sera ci hai dato l'occasione di poter condividere la tua parola che ci incoraggia a muoverci in fede, perché ciò che noi non possiamo fare, tu sei il Dio che sei pronto a fare al di là di quello che noi possiamo immaginare, perché tu sei il Dio dell'impossibile. Benedici tutto il tuo popolo, incoraggiaci a fare passi di ubbidienza per seminare in ogni tempo la tua parola, sì, perché il tuo ritorno è vicino e non abbiamo più la possibilità. Aiutaci per amore del tuo nome, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Oh, alleluia. Dio ti benedica, grazie di essere stato insieme con noi. Facciamo tesoro della parola del Signore. Lo Spirito Santo ti aiuterà a comprendere come ti puoi muovere per essere ricco in fede. Se la eserciti, la fede cresce. Prendi nota dove abbiamo letto, se ci sono dei versi che ti hanno parlato, vai a rileggerli, così lo Spirito Santo ti chiarirà ciò che tu devi ancora capire. Fanne parte a 7 e anche a 8. Ebbene, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme condivideremo altre porzioni della parola del Signore. Dio ti benedica, pace e buonanotte, a domani mattina, Dio piacendo.